Perché non capisco come si possa essere imprenditori corrotti e buoni cristiani, pessimi padri e buoni cristiani. Non capisco come si possa essere. La persona è una, tutto lì. Però se questo discorso lo applichiamo alla mia parrocchia, cioè dei non credenti, come si chiamano là, sono dei non credenti nella religione rivelata, perché se restassimo insieme altri 10 minuti sarei anche disposto a portare la discussione su un altro piano. E sa quale sarebbe? Che potrei anche rivendicare di avere una religione io, che è una religione del dovere, che è una religione della libertà. E abbiamo i problemi che lei ha evidenziato, li abbiamo anche noi. E sa quale abbiamo? Non è fra persone di spirito religioso il vero, non è lì il contrasto. Noi abbiamo dei nemici comuni. I nemici comuni non sono le persone che credono in un'altra religione. Sa quali sono? Sono gli uomini e le donne banali, vuoti, che non credono a niente. Se si afferma l'idea che si può vivere la vita senza principi, muore la sua religione e muore anche la mia.